Fatemi sentire, ha votato Fusaro sì. E poi Matteo Renzi dice questo contrario. Berlusconi che in fondo è l'unico che non rincorre, diciamo così, l'agenda grillina, no? Sì, cerca di creare un'egemonia sua, però il nodo dirimente è proprio quello dell'Europa. Lasciatemi dire controcorrente che l'Unione Europea è esattamente il trionfo del capitale finanziario a detrimento dei popoli e delle classi. Un solo esempio, coloro che, come Mario Monti e Prodi, andarono a governare, prima di farlo erano esponenti dell'alta finanza, proprio come Barroso, ve lo ricordate, dopo che ebbe finito il suo mandato come presidente della Commissione Fusaro, Europea, ma chi non ci tornò mettiamo? A governare a Lisbona, al suo paese, ma finì a Goldman Sachs. Quindi questa è l'Unione Europea, per cui non si tratta di salvare l'euro e l'Europa, ma di salvarsi dall'euro e dall'Europa e di riconquistare sovranità, che non è una parola terribile, ma significa capacità per il popolo, per le masse lavoratrici, di far valere un potere costituente che difenda gli interessi. Un popolo punto nazionale, secondo, intende dire, per quel che riguarda la domanda europeo, vero? Per capire, scusi, solo per capire che mi ma ho... l'Europa un è fatta nazionale. Di popoli nazionali, vede, io come anche ma esistono i popoli nazionali, gli italiani, i francesi, i tedeschi, è una questione innegabile, a meno che non si faccia come in Orwell e si dica che 2 più 2 dà 5. Una d'arme di lingua d'altare, di memoria, di sangue e di cuore, questa roba qua. Ma non è vero, nell'Ottocento c'erano i popoli, c'era il Risorgimento, l'idea di nazione aveva una valenza progressiva per chi abbia conosciuto un pochino la storia. Infatti adesso, si tratta di d'accordo con lei, adesso non c'è la valenza progressiva, sono d'accordo. Era lei che stava dicendo dei popoli nazionali. Purtroppo vede... lei confonde l'internazionalismo, che vuol dire rapporto internazione, se quindi prevede gramscianamente l'esistenza delle nazioni, con il mondialismo capitalistico, che prevede l'annullamento delle nazioni. Siete mondialisti nel senso capitalistico. Mi telefonate dopo voi due, lei presume sempre che c'ha davanti delle persone o che starnazzano o che sono vendute. Questa è una cosa abbastanza fastidiosa, glielo dico, non è bello confrontare in questa maniera, non si preoccupi, non usando l'internazionale.